Prima di tutto grazie ad Antonio e grazie all'organizzazione del Festival della Filosofia. Come hanno detto in vari modi, sono un debuttante, quindi, diciamo, è la mia prima volta, tipicamente anche l'ultima quando vado in un festival, quindi speriamo che si possa ripetere. Prima di iniziare la lezione magistrale, qualsiasi cosa voglio dire, volevo dire due parole sul festival, che trovo senza retorica particolarmente interessante, perché la filosofia è un oggetto molto strano, direi stranissimo nel contemporaneo, cercherò di parlare anche di questo, ancora più strano perché è per sua natura un sapere interdisciplinare, cioè che corre attraverso discipline che non le appartengono ma che in qualche modo è obbligata a dominare, ad ascoltare, ed è stata sostanzialmente massacrata dall'università. Cioè, se volete trovare un filosofo dovete andare ovunque tranne che in un dipartimento di filosofia, e grazie a Dio riportarla dove è nata, cioè nelle piazze, riportarla in mezzo alla gente, credo sia, al di là della retorica che la chiama divulgazione, che è una parola che non vuol dire assolutamente nulla, perché tutti divulghiamo qualcosa, non significa veramente niente, ha a che fare anche con la possibilità che i ragazzi che si iscrivono a filosofia, ho visto alcune facce dei ragazzi che in qualche modo avevo visto nel Dipartimento di Filosofia di Torino quando lavoravo lì come ricercatore, eccetera. Ecco, c'è una speranza per tutti nel momento in cui si capisce che, come diceva Thoreau, un filosofo di cui oggi sostanzialmente non parlerò, ma che è stato un grande padre ispiratore della filosofia come senso della vita, è lo scrittore di questo libro che si chiama Walden, ovvero Vita nei boschi, è uno dei padri del trascendentalismo americano. Se trovi un professore di filosofia, ricordati, lì non c'è un filosofo, c'è un impiegato. Iniziamo con la lezione, se passiamo alle slide. Specie, che vuol dire? Da dove iniziamo? Iniziamo da qui. È così difficile trovare l'inizio, o meglio, è difficile cominciare dall'inizio e non tentare di andare ancora più indietro. La filosofia ha questo grande problema, direi enorme, che nel momento in cui cerca di indagare una questione, innanzitutto è parziale il mio punto di vista, quindi un po' come si fa in quei film o romanzi, i fatti, le cose, le persone a cui assisterete sono inventati, ok? Quindi dico, non ve la prendete con quello che dico ma con chi lo dice, cioè con me, però nel momento in cui dobbiamo indagare una questione, la parola specie vuol dire tutto e il contrario di tutto, dobbiamo cercare di fare un passo un po' più indietro. Da dove? Recentemente, correrò un po' perché so che ho circa 50 minuti e a quest'ora, se resisterete, probabilmente vi premieranno alla fine con non so cosa, però recentemente si fa un grande parlare di questa locuzione, nuovo umanesimo. Lasciate stare per un attimo da parte, perché questo è un festival di filosofia, non mi interessa, diciamo, quello che sta avvenendo nel mondo, tra virgolette, comune, che è un'espressione che ha utilizzato anche recentemente il nostro Premier nell'insediamento del discorso in Parlamento. Come saprete, molti filosofi oggi cercano di recuperare il termine umanesimo, uno di questi è il professor Massimo Cacciari, per esempio, che credo abbia fatto la sua lezione su questi temi. Ecco, io penso che questa sia la cosa più pericolosa che si possa fare nel 2019. Se c'è una speranza di sopravvivere come specie, è quella di distruggere l'umanesimo, di decostruirlo, ma soprattutto di spaccare letteralmente la parola umanità e di renderci conto che è stato l'aggettivo più abusato, falso e senza alcun tipo di fondamento teorico che ha attraversato la filosofia occidentale. Voglio essere molto, diciamo, tranchant in questo, perché l'umanesimo, esattamente come l'illuminismo, è qualcosa che ci ha dato gli strumenti per distruggerlo. Adorno e Horkheimer, come probabilmente saprete, hanno scritto un libro meraviglioso che si chiama Dialettica dell'Illuminismo, in cui tra le infinite tesi che difendono all'interno di questo libro c'è che l'illuminismo, ovvero anche, diciamo così, la ragione e la potenza della ragione, è anche lo strumento attraverso il quale noi possiamo decostruirne i limiti, capire i problemi. Ovviamente io posso parlare male dell'umanesimo perché è esistito l'umanesimo, ma non per questo io me lo devo portare per sempre davanti, perché in un momento in cui la terra trema ed esprime un abisso e in cui tutte le altre forme di vita
suonano una sinfonia che ci ricorda che siamo stati di un'arroganza mostruosa. Rimettere l'umanesimo al centro della questione è quella che molto concettualmente vorrei definire una stronzata colossale. Come si esprime l'umanesimo? Certo, l'umanesimo si può esprimere in forme edulcorate e meravigliose, ma io preferisco raccontarvelo come lo racconta Max Horkheimer in uno dei suoi libri più belli, che si chiama Crepuscolo, appunti presi in Germania, il 1933. È l'unica cosa che vi leggerò, abbiate pazienza, è breve, rapida ma dolorosa. Vista in sezione, la struttura sociale del presente dovrebbe configurarsi all'incirca così. Su, in alto, i grandi magnati dei trust, dei diversi gruppi di potere capitalistici che però sono in lotta tra loro. Sotto di essi i magnati minori, i grandi proprietari terrieri e tutto lo staff dei collaboratori importanti. Sotto di essi, suddivise in singoli strati, le masse dei liberi professionisti e degli impiegati di grado inferiore, della manovalanza politica, dei militari, dei professori, degli ingegneri, dei capufficio fino alle dattilografe. Ancora più giù, i residui delle piccole esistenze autonome, gli artigiani, i bottegai, i contadini e tutti gli altri, poi il proletariato, dagli strati operai qualificati meglio retribuiti, passando attraverso i manovali, fino ad arrivare ai disoccupati cronici, ai poveri, ai vecchi, ai malati. Questo grattacielo adesso si spezza in due. Solo sotto tutto questo comincia quello che è il vero e proprio fondamento della miseria, sul quale si innalza questa costruzione, già che finora abbiamo parlato solo dei paesi capitalistici sviluppati e tutta la loro vita è sorretta dall'orribile apparato di sfruttamento che funziona nei territori semicoloniali e coloniali, ossia in quella che è di gran lunga la parte più grande del mondo. Larghi territori dei Balcani sono una camera di tortura. In India, in Cina, in Africa, la miseria di massa supera ogni immaginazione. Sotto gli ambiti in cui crepano a milioni quelli della terra andrebbe poi rappresentata l'indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli animali, l'inferno animale nella società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali. Questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori, assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato. Allora, i piani superiori, che assicurano una bella vista sul cielo stellato, sono i piani che ci permettono di dire che l'umanesimo è ciò che dobbiamo recuperare. Effettivamente, se uno guarda le cose da una prospettiva locale, europea, geopoliticamente localizzata, l'umanesimo è una strumentazione fondamentale. Se noi osserviamo, diciamo così, il mondo nella sua complessità radicale, nelle sue geografie più ampie, nelle sue forme di vita non umane, quello che dobbiamo cercare di capire è come passare dalla posizione verticale alla posizione orizzontale, cioè come dobbiamo cercare di provare a identificarci in qualche modo. È una sfida potentissima che la filosofia perde di continuo, ma le uniche sfide che vale la pena combattere sono quelle che si perdono. Questa è una morale importante che si capisce quando si studia filosofia. Cercare di identificarci in ciò che non ci appartiene, qualcosa che c'è fuori. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è questa. Esistono due grandi famiglie di filosofi, gli storici della filosofia, che hanno tutto il diritto di parlare di ciò che è stato, e i filosofi, che devono parlare del qui e ora, cioè di quello che attraversa in qualche modo il nostro tempo e che possiamo chiamare contemporaneo, un'espressione che utilizza per esempio in modo magistrale un grandissimo filosofo italiano, Giorgio Agamben, quando cerca di capire l'essenza della contemporaneità, come vivere l'attuale in contestazione, okay? Cioè in completo disagio rispetto all'attualità, qualcosa che cerca di essere presente perché lo contesta. E in qualche modo questa cosa, come vi ho detto, attraversa le discipline. Vi do delle parole chiave e poi iniziamo la lezione. Perché è così importante il non umano? Attenzione, non umano, e questo vi dovrebbe essere chiaro dopo che vi ho letto il grattacielo di Horkheimer, avete un po' presente come funzionava. C'erano i lavori, poi a un certo punto c'erano i poveri, i vecchi, i malati, poi c'erano i migranti e poi c'erano gli animali, ok?
per dirla con una dicotomia aristotelica, sopra c'è la bios, cioè la vita specializzata, e sotto la zoè, cioè la nuda vita, il corpo, la malattia, la vecchiaia, l'animale, il migrante. Quando contiamo le quantità, ne sono morti 112, non ci interessa la qualità di chi è morto, il numero, l'accumulo, ok? Cioè la scomparsa delle qualità delle forme di vita. Umanità non significa biologia umana. C'è un libro meraviglioso di Michel Foucault, si chiamava Le parole e le cose, che inizia con questa immagine eccezionale del volto dell'uomo sulla sabbia che verrà spazzato via da un'onda del mare, in cui dice: l'uomo è un'invenzione recente. Non è che sta dicendo che l'essere umano biologico è un'invenzione recente, ma che il costrutto sociale che aggettivizza l'umanità è un'invenzione recente che scomparirà improvvisamente. Con umanità noi non chiudiamo una forma di vita biologica, ma chiudiamo una descrizione ampia di qualità che chiudono, lo vedete bene col grattacielo di Horkheimer, anche certi umani fuori da questo cerchio. Okay? L'umanità è un parametro, un principio attraverso il quale noi creiamo non soltanto forma di vita, ma anche comprensione, descrizione e concettualizzazione della vita. Lasciamo stare per un attimo le prime due parole che avete visto, poi al limite ci torniamo, e cerchiamo di entrare dentro questa parola. Umanesimo è una parola molto complicata perché ha delle qualità che noi immediatamente andiamo a collegare a degli effetti anche positivi, anche storicamente collocati. I filosofi si dovrebbero occupare di un'altra cosa che si chiama antropocentrismo. L'antropocentrismo è il meccanismo cognitivo attraverso il quale e per mezzo del quale noi vediamo la realtà come qualcosa di mente dipendente al fatto che noi stessi la stiamo vedendo. Le grandi domande della filosofia, dice: ma ci mostri questa immagine? Sì, tanto voglio dire, è un'immagine di repertorio e ve la faccio vedere. Le grandi domande della filosofia: che cosa vedete dietro di me? Vedete esseri umani, se tutto va bene, no? Le grandi immagini, inutile dirvi anche il sesso, il genere, questi sono discorsi che vi potrebbero fare altre filosofe molto più intelligenti di me, come Rosy Braidotti, Donnaro e via dicendo. Diciamo, per 2000 anni la filosofia è stata localizzata come un punto di vista del maschio che andava a raccontare come si formava l'uomo in una prospettiva molto locale. Quella che noi chiamiamo storia della filosofia è la storia di un tipo di filosofia, di un tipo di pensiero molto locale. E oggi mi fa specie, scusate se faccio questa battuta infelice, visto che il titolo della mia conferenza è questo, che tanti filosofi contemporanei non riconoscono che sono figli di un dio minore in qualche modo, cioè che il pensiero che abbiamo accumulato è un pensiero molto locale. Però nel momento in cui noi ci facciamo delle immagini su che cos'è il reale, su che cos'è la realtà, noi dobbiamo cercare di capire se ci stiamo chiedendo che cos'è la realtà per noi e come la articoliamo, oppure se stiamo cercando di capire che cos'è il reale in quanto tale. Quando qualche professore di filosofia, e sono rari, all'università vi fa vedere questa immagine, tipicamente se ne sbatte di tutto quello che c'è attorno e si concentra su quei due signori al centro, Aristotele, Platone, il su e il giù. Mo, voglio dire, andiamo avanti, siamo in un festival di filosofia, non ci concentriamo su questo, le idee, le istanze, gli oggetti e via dicendo. Il punto è il quantificatore di personalità che c'è dietro, cioè per chi o per cosa stiamo parlando. Allora, io adesso vi faccio una domanda provocatoria che andrò a sviluppare, prima facendovi un po' di percorso di quello che è successo e poi dicendovi la mia personale opinione su tutto ciò. Che cos'è il reale per la forma di vita alle mie spalle? Qualcuno di voi se l'è mai chiesto? Cioè, che cos'è la realtà per la forma di vita che c'è dietro di me, o per queste forme di vita, o per queste forme di vita, o per questa forma di vita? Cioè, quanti tipi di realtà, quanti tipi di concetti, quanti tipi di conoscenza del mondo esistono, e quanto la filosofia, come pensiero dell'uomo sull'uomo per l'uomo, con la pretesa di capire. Sapete che i filosofi tradizionali, i filosofi teoretici, si occupano di una cosa che si chiama metafisica, cioè di come le cose della realtà dovrebbero stare a prescindere da come noi le descriviamo, che già di per sé è un controsenso, è un paradosso, lo capite, no? Nel momento in cui io cerco di fare un'astrazione da una cosa che posso pensare soltanto perché la posso pensare, non la penso, c'è poco da fare.
Allora, nel momento in cui abbiamo dietro questa concettualizzazione di cose, noi di che cosa davvero stiamo parlando? Andiamo per ordine, ok? E localizziamo, come dire, il nemico, tra virgolette, ok? In modo molto specifico. Alle mie spalle vedete tre diapositive di un filosofo un po' âgé, cioè René Descartes, di un filosofo un po' meno âgé, Martin Heidegger, e di un imbecille contemporaneo che si chiama Roger Scruton, ok? Allora, quello che abbiamo alle mie spalle è un condensato per pillole di alcuni dei grandi momenti della filosofia che si sono concentrati sul concettualizzare. Adesso siamo pure al Festival della Filosofia, ma c'ho 50 minuti ed è pur sempre un festival, diciamo così, orientato a parlare a tutti, quindi magari qualcuno di voi non sa che cosa ha pensato Cartesio sull'uomo, che cosa Heidegger ha pensato sull'uomo, quindi è giusto, come dire, anche solo come volano, ricapitolarlo. Alle mie spalle abbiamo alcuni dei grandi momenti che dal moderno al contemporaneo hanno costruito, edificato l'immagine di che cosa è umano e di che cosa l'umano può esprimere, del perché è speciale rispetto alle altre forme di vita. Cartesio è stato uno dei più grandi geni della filosofia che siano mai esistiti. Non è possibile, diciamo così, liquidarlo in nessun modo, cosa che io farò invece adesso, diciamo, per esigenze di tempo. In alcuni dei suoi grandi capolavori, le Meditazioni sulla filosofia prima o il Discorso sul metodo, Cartesio a un certo punto descrive l'umanità come speciale rispetto alle altre creature, perché è in grado, oltre che essere in possesso dell'anima, qualsiasi cosa significhi, è in grado di possedere linguaggio, cioè di essere linguaggio, ed è in grado di descrivere, raccontare e articolare il mondo attraverso un pensiero che è il pensiero della parola, ciò che la distingue dagli altri viventi e che la rende una sostanza speciale in un qualche modo. C'è un punto molto triste delle Meditazioni sulla filosofia prima, in cui Cartesio paragona gli animali, le piante non ne parliamo neanche, diciamo, non avrebbe mai immaginato la moda del pensiero vegetale che c'è adesso, che per inciso comunque è una moda, cioè non vi eccitate più di tanto, perché è pieno di stronzate quel dibattito, però Cartesio non avrebbe mai potuto immaginare che oggi, come dire, la nostra concettualizzazione sugli animali poteva arrivare a questo livello, perché a un certo punto paragona gli animali a degli orologi rotti. Dice che gli animali ci sembrano individui coscienti, ma in realtà sono delle macchine che rispondono al meccanismo di causa ed effetto e non sono mossi da nessuna sostanza vivente, perché sono privi di parola, perché sono privi di vita mentale. Heidegger, che è stato uno dei giganti del Novecento, neanche a dirlo, in alcuni punti molto importanti di snodo della sua filosofia, uno dei punti centrali sono delle lezioni che si chiamano Concetti fondamentali della metafisica, a un certo punto descrive la relazione tra il vivente ed il mondo e dice che l'uomo è il mondo, l'animale è povero di mondo, la pietra è priva di mondo. È un'articolazione molto particolare, che adesso non abbiamo il tempo di sciorinare come si deve, in cui Heidegger sostanzialmente fa coincidere la vita umana con l'essere, lui più avanti la chiamerà l'esserci, ed esclude con un movimento pesantissimo dal punto di vista metafisico il non umano dalla possibilità di conoscenza, comprensione e vita di mondo. In realtà ci sono tanti modi per ribaltare la tesi di Heidegger, io ne ho difesi alcuni in alcune delle cose sostanzialmente inutili che ho scritto in questi pochi anni di vita, ma quello che sta facendo Heidegger è tagliare il vivente in un modo estremamente sofisticato e potente, e soprattutto sta sostanzialmente ribaltando una delle famose elegie di Unesi di Rilke, l'aperto, con gli occhi suoi l'animale vede l'aperto, ora non so se qualcuno di voi ce l'ha presente, con cui l'animale, perché è aperto nei confronti del mondo, non è in grado di separarsene. Heidegger dirà una frase pesantissima che caratterizzerà la filosofia successiva, dirà: l'animale non può morire, al massimo perisce. Inutile dire che Heidegger non aveva mai visto un animale a parte il gatto con cui si faceva fotografare, ok? Tant'è vero che quando deve parlare degli animali e deve dire che sono privi di volto, Heidegger usa come esempio le api, ok? Cioè, che già ve la dice lunga, cioè, che cosa un nazista può arrivare a fare quando fa filosofia? Mentre invece in basso a destra vedete un filosofo contemporaneo che si chiama Roger Scruton,
uno dei grandi filosofi morali viventi, che tra le varie tesi che ha difeso c'è quella secondo cui gli animali sono un apparato estetico del mondo. Tra le varie tesi bislacche che ha difeso è che la caccia contribuisce ad abbellire le campagne inglesi. Capite bene che quest'uomo è stipendiato da Oxford per dire queste cose. Però perché il nemico va preso sul serio? Questa cosa ce la possiamo ricordare se vediamo il controaltare di tutto ciò. Alle mie spalle vedete in queste tre diapositive Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida e un filosofo contemporaneo vivente che fa da controaltare a Roger Scruton, che si chiama Peter Singer, è il decano di filosofia dell'Università di Princeton. Perché vi metto queste diapositive? Partiamo da qui. Negli anni 70, in modo del tutto ignorato dai più, soprattutto ve lo posso assicurare dai miei colleghi filosofi, io ho trovato così poca cura della vita non umana in filosofia come non l'avrei trovata da nessun'altra parte. Cioè è più facile trovare raffinatezza culturale nei confronti degli animali in macelleria che in un dipartimento di filosofia. Cioè io ho visto delle cose che voi umani non potete neanche immaginare, okay? Nei convegni di filosofia su questi temi. Negli anni 70 la filosofia viene investita da una rivoluzione che è la rivoluzione dell'introduzione della soggettività vivente del non umano all'interno del percorso morale. Io non sono un filosofo morale e, come diceva Nietzsche nella genealogia della morale, se sento la parola etica metto mano alla pistola. Il vero punto però di snodo è che ciò che prima era considerato appunto apparato della vita diventa protagonista centrale del dibattito filosofico. Con questo libro, che per esempio è il libro che ha cambiato la mia vita da ragazzo, io l'ho letto che avevo 19 anni, che si chiama Liberazione animale, è stato pubblicato nel 1975, Peter Singer, uno dei grandi filosofi dell'etica contemporanea, sostiene che l'unico modo per poter fare anche solo lontanamente un discorso sui diritti umani era dare diritti agli animali. Cioè il motivo per cui noi possiamo parlare della vita come qualcosa da tutelare ha a che fare con il possesso di corpo, con la capacità di soffrire e con la possibilità di percepire un mondo. Tre cose che prima erano state completamente oscurate dal dibattito filosofico diventano protagoniste della vita. Da tutt'altra sponda, nel 2001, uno dei grandi filosofi che ci ha consegnato la contemporaneità, si chiamava Jacques Derrida, aveva una sensibilità particolarmente, evoluta nei confronti dei discorsi sulla diversità, perché Jacques Derrida viene spesso ricordato come un filosofo francese, ma era un algerino che si è trasferito in Francia e che viveva su di lui. Una volta un mio studente del Politecnico, scusate, ogni tanto io devo fare una battuta se non mi addormento, mi disse: Derrida era proprio abbronzato. Io dissi: beh, diciamo, anche Berlusconi lo ha detto di Obama, diciamo. E Derrida, filosofo, nel 2001 riceve il più importante premio della filosofia che si dà ai cosiddetti filosofi continentali, che non vuol dire niente, è una stronzata che hanno di divisione della filosofia che hanno fatto i filosofi per distribuire gli incarichi accademici, però diciamo sarebbe la filosofia prodotta nel continente, cioè in Europa. Jacques Derrida nel 2001 riceve il premio Adorno e in questo premio Derrida sostiene che la filosofia del XXI secolo poteva essere filosofia soltanto qualora avesse messo al centro, mi sentite ancora? Mi hanno sabotato. Niente, è andata così. Mi sentite adesso? Che la filosofia poteva essere filosofia nel XXI secolo soltanto qualora avesse messo al centro la questione animale. Non l'animalismo, lasciate perdere tutte quelle robe lì, cioè l'idea che la vita era un fascio che attraversava individui, soggetti, identità diverse e che non costituiva gerarchia qualitativa. Cioè che avremmo potuto capire qualcosa del mondo soltanto se la nostra concezione di vita si allargava, diventava più ampia, più potente. Questa cosa in realtà la dice molto bene Nietzsche in una delle sue pagine più straordinarie, siamo nel 1873. Nietzsche scrive queste poche pagine che si chiamano Su verità e menzogna in senso extramorale, che ci permettono di entrare proprio all'interno del focus del tema che è stato scelto, cioè quello di persona. Nietzsche qui sta parlando di noi, cioè degli esseri umani.
già gli costa, cioè a noi, molta fatica l'ammettere che l'insetto o l'uccello percepiscano un mondo del tutto differente da quello umano e che la questione di determinare quale delle due percezioni del mondo sia la più giusta sia del tutto priva di senso, poiché una misura in proposito dovrebbe essere stabilita in base al criterio della percezione esatta, cioè in base a un criterio che non esiste. In quattro righe Nietzsche sta distruggendo e asfaltando anche molte delle cose che sono arrivate dopo, tipo gli esperimenti di neuroscienze cognitive fatte sugli animali e sulle possibilità di comparare determinate cose. Nietzsche sta dicendo non c'è possibilità di comparare o di mettere in relazione qualitativa le vite. Questa cosa la dirà benissimo nelle ricerche filosofiche Ludwig Wittgenstein quando dirà le forme di vite sono incommensurabili, cioè ogni vita è speciale a suo modo. Non c'è la possibilità né di costituire gerarchia qualitativa né di fare confronto valoriale o categoriale. Quando io ho cominciato a occuparmi di questi temi in università, quando facevo il dottorato e la laurea non me l'hanno mai fatto fare, cioè mi sono dovuto laureare a dottorare su altro, il mio mentore all'università di Torino, un filosofo abbastanza noto che si chiama Maurizio Ferraris, mi disse: Leonardo, ti occupi di una cosa di cui i filosofi non si sono mai occupati. Lì capì che spesso la gente o non legge o non capisce ciò che ha letto, perché se andiamo a vedere la storia della filosofia è tutta distribuita di animalità, da Pitagora a Plutarco a Platone fino ai moderni e ai contemporanei. Noi possiamo capire qualcosa dell'uomo soltanto se lo guardiamo da fuori, nulla si può capire dall'interno. Tutto si comprende da fuori, se tu sei in grado di astrarre dalla tua posizione e di osservare l'alterità non come un'anomalia o come qualcosa da risolvere, ma come un altro punto di vista sulla realtà. Alle mie spalle vedete alcune delle cose che i filosofi hanno tristemente ignorato, che hanno rivoluzionato davvero il concetto di persona. Come giustamente gli organizzatori del Festival della Filosofia hanno capito, come allargando, diciamo così, l'estensione della semantica della parola persona anche a ciò che umano non è, invitando non solo me ma altre persone che si sono occupate di questi temi, persona non significa essere umano, non sono neanche sinonimi queste due parole. Alle mie spalle avete tre persone che si sono distinte per le loro capacità cognitive. Avete un bonobo, uno scimpanzé e un gorilla, che sono stati in grado di imparare il linguaggio degli esseri umani. Okay? Da un lato abbiamo un linguaggio coi lessigrammi, una cosa molto tecnica, dall'altro lato abbiamo il linguaggio della lingua dei segni. Come sapete, le lingue dei segni sono lingue equivalenti da un punto di vista cognitivo alle lingue parlate, perché quella che noi chiamiamo pantomima, da me significa pantomima, sono terrone, gesticolo, quindi mi si attiva l'emisfero destro, cioè l'emisfero motorio. Se io invece utilizzo le parole dell'LIS, cioè la lingua dei segni italiana, si attiva l'emisfero sinistro, cioè la parte linguistica dove ci sono l'area di Wernicke, di Broca e via dicendo. Una delle grandi tesi di Cartesio, per esempio, era quella che gli animali non potevano parlare e dunque per questo non erano forme di vita complesse. Le scienze, che sono uno dei territori a cui la filosofia deve ovviamente guardare, ma farlo col dovuto rispetto, hanno contribuito a falsificare molte delle tesi della filosofia e anche a distruggere categorie enormi entro le quali la filosofia non solo aveva inserito delle cose, ma ci aveva anche obbligato ad utilizzare queste categorie come delle strumentazioni per pensare. Vedete, il problema è duplice: non bisogna essere filosofi per essere distrutti dalla filosofia. La filosofia sta dietro una quantità di cose inverosimili, sta dietro il pensiero politico, sta dietro il pensiero estetico, sta dietro l'arte, sta dietro la vita di tutti i giorni. E è stato Cartesio a darci il prodotto cartesiano, c'è stato un filosofo a darci uno degli strumenti matematici attraverso il quale abbiamo classificato il mondo. I filosofi, pagati o non pagati che siano, hanno letteralmente condizionato la realtà e ci hanno anche dato degli occhiali attraverso i quali noi osserviamo le cose. Il punto è: se questi occhiali non correggono la vista come si deve, tutto quello che noi vediamo si basa su quello che i medievali chiamavano molto, ma diciamo con un amore per il dettaglio, ex falso quod libet. Cioè, una volta che il falso è stato assunto come premessa, può seguire qualsiasi cosa. Quindi è sulle premesse che dobbiamo agire.
forme di vita che hanno allargato il nostro spettro di personalità. Uno dice: ci fai vedere le scimmie, ti piace vincere facile. Alle mie spalle avete esempi che adesso non vi tedierò con tutto ciò, che hanno decostruito e distrutto alcuni dei pregiudizi sull'umanità. Avete un pappagallo che contava, parlava, eccetera. Avete il linguaggio delle api, con cui si è vinto il premio Nobel per la medicina. Avete il cervello dei delfini, che da un punto di vista della neurologia comparata è molto più stratificato, complesso e striato del nostro. Cioè avete una serie di distruzioni dei pregiudizi attraverso il quale ci siamo edificati. Oggi qui metto l'amico Emanuele Coccia, che parlerà domani, e il neurobiologo Stefano Mancuso. Si parla addirittura, io l'ho sempre detto Emanuele, un po' anche a Mancuso, con maglia molto larga, diciamo così, anche dell'intelligenza delle piante. Comunque è evidente che si è decostruito e distrutto il concetto di antropocentrismo così come l'abbiamo conosciuto. Attenzione però, questo lo diceva molto bene Cartesio, paradossalmente, nel discorso sul metodo. Una cosa è sapere, una cosa è sapere di sapere. Cioè il senso comune e la filosofia si parlano pochissimo. Ciò che si sa e ciò che si sa di sapere sono due cose diverse. Noi pensiamo, tutti noi, ancora all'interno di un paradigma che è completamente antropocentrico e che falsa sostanzialmente le nostre cognizioni. Di cosa la filosofia si occupa e perché l'animalità sta alla base della rivoluzione totale del paradigma filosofico? L'ontologia, che sarebbe il modo attraverso il quale noi pensiamo essere il mondo, cioè come è fatto il mondo. Il punto è che però il modo attraverso cui noi pensiamo il mondo è legato al modo attraverso cui noi siamo in grado di vedere il mondo, anche attraverso le strumentazioni scientifiche, ma noi vediamo una porzione piccolissima della realtà attraverso ciò che noi pensiamo essere il modo corretto di comportarci. Il punto però è che l'etica si ferma davvero all'identità, cioè a ciò a cui noi riconosciamo diritti. Ma se voi riprendete il grattacielo di Horkheimer all'inizio, vi rendete conto di quanto è povero il pensiero morale. Noi non siamo in grado di vedere la soggettività nella vita animale, nella vita vegetale, nella diversità che scorre attorno a noi. Noi abbiamo un'idea degli animali che non è neanche medievale, è preumana. Cioè noi pensiamo a ciò che si muove attorno a noi come qualcosa di inferiore o come un apparato estetico. Noi abbiamo un'idea della natura che è massacrante. Se io vi dico la parola natura, il 90% di voi penserà al colore verde, che è l'unica cosa che in natura non c'è praticamente. Cioè noi abbiamo un'idea di ciò che c'è fuori di noi che è avvilente. Non sappiamo nulla di ciò che esiste, ma abbiamo arredato quella piccola stanzetta, quella piccola porzione di mondo in cui abitiamo, e non ci interessa uscirne. L'estetica, che forse è la cosa più potente che i filosofi possono pensare, cioè come il mondo ci appare, come ci appare il mondo e perché il nostro modo di pensarlo in realtà è una gabbia. Alle mie spalle avete come vedete il mondo voi, e lo capirete, e come lo vede un cane. Se io adesso vi chiedessi che cos'è il reale, che cos'è il viola, che cos'è il bianco, voi cosa rispondereste? Dove stanno i colori? Cosa sono? E perché? E cosa noi sappiamo di ciò che sappiamo? Questo è come noi vediamo una stanza, questo è come lo vede un gatto. Gli andiamo a raccontare le geometrie euclidee al gatto? Cioè, di quali forme realmente possiamo disporre e perché osservare la filosofia e il mondo attraverso altre forme di vita per prima cosa distrugge l'arroganza umanistica e poi ci obbliga a ricostruire le cose il prima possibile. Vedete, il tutto assomiglia molto a quello che ha fatto Fontana a un certo punto, quando la superficie piana improvvisamente, che era la superficie della rappresentazione pittorica, è diventata una superficie scultorea. Cioè, quello che noi abbiamo davanti è una realtà da bucare prima di tutto, cioè dobbiamo cercare di allargare il nostro spazio percettivo. Questa cosa la spiega magistralmente Wittgenstein nel Tractatus, nella proposizione 6.41, ve la leggo. Il senso del mondo deve essere fuori di esso. Nel mondo tutto è com'è e tutto avviene come avviene. Cioè, questa è una frase di una profondità enorme. Non v'è in esso alcun valore, né se vi fosse avrebbe un valore. Se un valore che ha un valore esiste, deve essere fuori di ogni avvenire ed essere così
Infatti ogni avvenire ed essere così è accidentale. Ciò che li rende non accidentali non può essere nel mondo, che altrimenti sarebbe a sua volta accidentale, deve essere fuori dal mondo. Dice, che cosa ha detto? Per capire qualcosa dovete uscire dalla vostra realtà. Se ci state dentro non capirete niente. Qui abbiamo una diapositiva di questo genio. Quindi, che cosa significa realtà? Oggi la realtà è diventata la protagonista essenziale del dibattito filosofico. Alle mie spalle avete tre grandi filosofi contemporanei, Graham Harman, Timothy Morton e Quentin Meillassoux. Per chi si occupa di filosofia sono sostanzialmente, come diciamo così, Cristiano Ronaldo per chi si occupa di calcio. Cioè, se il Festival di Filosofia li vuole invitare, deve proprio mettere mano al portafoglio, diciamo così, ok? Cioè sono l'Ivy League della filosofia. Tra le varie cose che sono sostenute da questo dibattito che ha a che fare con la locuzione realismo speculativo è che l'uomo sia già nella maglia, cioè che è impossibile identificare, diciamo così, gli oggetti in modo correlazionista se non nel momento in cui noi buchiamo la prospettiva umana e siamo in grado di vedere la realtà non come la realtà, ma come uno degli infiniti modi di tipi di reale che si possono applicare allo spazio delle cose su cui agisce il nostro sistema percettivo. Arriviamo al punto dunque, l'umanità che tipo di cosa è nel momento in cui io vi ho fatto le premesse che vi ho fatto? Qui abbiamo degli altri filosofi, è giusto come dire dare l'onore delle armi, che si occupano di questo. Guardate, non la vedete come una mossa retorica da conferenza. Oggi la filosofia interessante su questi temi la fanno le donne, cioè le filosofe, che per tanti tempo sono state escluse completamente dal dibattito filosofico. Alle mie spalle avete Donna Haraway, Rosy Bradotti e poi un signore molto mediocre rispetto a loro che si chiama Nick Bostrom, che hanno completamente rivoluzionato il concetto di che cosa significa essere una forma di vita umana, parlando di cose come postumanesimo, transumanesimo e via dicendo, cioè cercando di prendere il cerchio dell'umano che Heidegger, Cartesio e anche filosofi contemporanei, perché parliamoci chiaramente, siamo pieni di persone che pensano ancora che l'umanità abbia un qualche genere di specialismo nella realtà. Noi non contiamo un cazzo, siamo una forma di vita come le altre che anziché fare il formicaio o brucare l'erba fa queste minchiate, ma è un modo per sopravvivere, né più e né meno. E noi o decostruiamo profondamente il nostro senso di specialità, oppure altro che crisi ecologica, noi verremo ingoiati da questo pianeta, verremo distrutti da questo pianeta, perché o capiamo che noi contiamo tanto quanto una nuvola, né più e né meno, oppure verremo esplosi, rigettati come un cancro. Cioè noi capiamo il senso di fratellanza profonda che c'è tra le vite, oppure siamo fottuti. Non è che ci vuole la laurea in filosofia per capire una cosa del genere. Per questo bisogna passare dall'infinitamente alto all'infinitamente basso. Questa è la situazione in cui noi siamo in questo momento. Ultimi 10 minuti. Vedete, l'umanesimo è stato soprattutto un modulo di identificazione dell'uomo. L'uomo, non l'umano, perché non c'è traccia di un essere vivente che non sia maschio nei moduli, ok? Del modulo geometrico, metafisico con la realtà. L'uomo di Vitruvio, che è una cosa meravigliosa, non è una descrizione, è una prescrizione, cioè la volontà che lo spazio metafisico e lo spazio della vita umana coincidano. Cosa che non esiste. Cioè andava bene questa cosa nel 500, non nel 2019, dove abbiamo visto gli effetti collaterali dell'esserci pensato così. E ancora il pensiero moderno, vedete il modulo di Le Corbusier, uno dei più grandi architetti di tutti i tempi, è stata un'identificazione dello spazio della vita, dello spazio della geometria con lo spazio della vita umana. O capiamo che esistono tanti moduli, quante forme di vita, o siamo completamente spacciati. Vedete, la filosofia, se ha senso quello che vi ho detto io, semplicemente non esiste. Perché è stato un pensiero millenario pensato da una prospettiva locale sulla realtà, con la pretesa di dire non come sono le cose per noi, ma come sono le cose. E non è vero. Noi non sappiamo come sono le cose, noi sappiamo come sono le cose per noi. Allora se la filosofia è la possibilità di capire che cosa esiste, abbiamo un problema che va risolto il primo possibile. Come va risolto questo problema?
Sono delle parole chiave che hanno guidato la mia ricerca in questi anni. La distruzione del confine morale. Io, una giornalista, una ragazza gentilissima, che forse è qui della Gazzetta di Modena, mi ha fatto un'intervista e non l'ha riportata questa frase, perché io ho detto, la mia vita conta quanto quella di un maiale. Lei secondo me l'ha presa come una metafora. In realtà conta molto meno, perché il maiale farebbe molto meno danno all'ecosistema di quello che posso fare io. Ma va presa sul serio questa cosa. Cioè non c'è alcun tipo di argomentazione tale per cui la mia vita dovrebbe contare di più nello spazio metafisico di quella di qualsiasi altro essere vivente. Siamo palline impazzite scagliate nel labirinto della vita. Perché dovrei valere di più se non per il fatto che io penso di valere di più? Allora, l'antropocentrismo è soprattutto un atto di arroganza morale. L'ecologia non sono le minchiate di cui ci circondano adesso, con quella povera ragazzina di 16 anni che va in giro con la barca a vela negli Stati Uniti, che uno dice, ma chi se ne frega che va in barca a vela negli Stati Uniti, che ogni giorno nello spazio aereo sono volati 100.000 aerei, cioè davvero dobbiamo parlare di questa cosa. L'ecologia significa riportare nel dibattito contemporaneo il fatto che la vita non è soltanto individuale, ma che gli ecosistemi sono vita, che il pianeta è vita, che il bosco è vita, e che la nostra idea di vita e il modo con cui la filosofia l'ha descritto è assolutamente riduttivo. Quindi l'antropocentrismo va preso e va spostato, decostruito, distrutto. Come si fa tutto ciò? Ora veramente il tempo è poco. Innanzitutto bisogna cercare di fare una cosa che Wittgenstein aveva compreso benissimo. A un certo punto lui dice questa frase nei Pensieri diversi, cioè sostanzialmente in uno dei tanti diari, dice: chi è solo in anticipo sul proprio tempo, dal proprio tempo verrà raggiunto. Bisogna anticipare le cose, c'è poco da fare, cioè bisogna cercare di portare in uno spazio del qui e ora pensieri radicali che ancora sono addirittura fuori dal pensiero filosofico. Il canone della filosofia è arretrato rispetto a se stesso. Nel contemporaneo avvengono delle cose che i filosofi non sono stati per nulla in grado di captare. La filosofia è veramente ovunque. Un film straordinario di Ermanno Olmi, non so se l'avete visto, è l'unico film in cui Raz Degan recita come un attore, si chiama Cento Chiodi, non so se qualcuno di voi l'ha visto. A un certo punto c'è una frase bellissima di questo professore di filosofia che inchioda i libri nell'alma mater dell'università di Bologna e dice: c'è più verità in una carezza che in tutte le pagine di questi libri, in cui sta dicendo che la filosofia si è diffusa altrove, cioè si è diffusa nelle cose. Alle mie spalle vi riporto alcuni tentativi delle persone che stanno cercando di portare il bene nelle cose. Questa per esempio è una famosa organizzazione ambientalista che va in giro per i mari, soprattutto del Giappone, a salvare i cetacei. Alle mie spalle avete degli esempi di design, di oggetti che hanno a che fare con nuovi materiali. Questo è uno dei più grandi filosofi contemporanei ed è ignorato dalla filosofia, si chiama Paul Preciado, prima si chiamava Beatrice Preciado, è un filosofo che ha raccontato il suo cambiamento di genere e ha decostruito la filosofia dal punto di vista dell'uomo. Questo ve lo salto perché non ho tempo, però uno dice: sì, ma la filosofia non esiste, sei venuto a raccontarci queste cose, e dunque dove resta tutto ciò? In realtà cercare di farla esplodere e raccogliere l'eredità degli ultimi grandi filosofi che ci sono stati. Alle mie spalle avete una fotografia che ritrae Gilles Deleuze, un filosofo che è inflazionato, citato, eccetera, ma devo dire sempre in modo molto retorico. Se uno legge Deleuze come si deve, soprattutto il libro che ha scritto con Guattari che si chiama Che cos'è la filosofia, Deleuze dice chiaramente più volte che la filosofia non esiste, che non c'è, non sta da nessuna parte. Per esempio, quando prima Antonio citava questo libro che ho curato con Felice Cimatti, per quel che vale, non so manco se qui tra voi uno dei filosofi italiani più interessanti secondo me che ci sono nel dibattito pubblico, che si chiama Come animale, che è una famosa espressione di Deleuze. Sapete che c'è una Besseder che è stato fatto da una sua allieva, in cui Deleuze racconta la filosofia dall'A alla Z, e parte dalla A come animale, cioè per raccontare la filosofia parte dall'essere non linguistico, dall'essere non filosofico. Cioè se noi vogliamo sapere qualcosa del mondo dobbiamo andare al di là del segreto della forma di vita che c'è del linguaggio, cioè che guarda il mondo senza filtro, che è nel mondo. Ce li ho 5 minuti? 5?
Una delle cose che in più mi impauriva quando facevo lo studente di filosofia, non parliamo lo studente di dottorato, è che quanti studenti di filosofia ci sono tra voi? Qualcuno può alzare la mano? Vabbè, scusa, ma qualche essere vivente c'è, qualcuno che paga le tasse. Una delle cose che mi impauriva è che una delle cose che veniva completamente oscurata nelle lezioni di filosofia era la vita dei filosofi. C'erano le teorie dei filosofi, Kant dice, Nietzsche dice, e poi ogni tanto c'erano quei trafiletti iniziali in cui dice vive, muore, crepa. E io ero sempre molto incuriosito, no? Dicevo, ma questo pazzo che ha detto sta roba a 27 anni, non so se sapete che la maggior parte dei grandi filosofi hanno fatto le loro grandi opere tra i 27 e i 30 anni, il che la dice lunga. In Italia si diventa professori ordinari più o meno a 50 anni, cioè quando sei da buttare sostanzialmente, no? Non c'è nulla di male, cioè, a 27 anni, cioè Kant a 27 anni, non avete neanche idea di che cosa aveva scritto Hume, che cosa aveva fatto a 27 anni, Wittgenstein a 27 anni ne aveva già per 400 persone, ci sono filosofi che sono morti a 35 anni, cioè c'è un momento, perché la filosofia è intrinsecamente legata alla gioventù, per una ragione anche molto intensa, cioè è uno spazio della vita in cui tu puoi davvero essere talmente arrogante da pensare di poter cambiare il mondo e le cose. Questa cosa la puoi fare soltanto quando sei giovane, non c'è niente da fare. È un filosofo che ti dice è giusto che andranno così le cose, non può che avere 30 anni, cioè parliamoci chiaramente, cioè, a 50 ti dice altro, ti dice quanto è importante il web, il digitale, che l'umanesimo è importante, cioè passatempo, ok? Cioè un palliativo, ma la filosofia rivoluzionaria oscilla, ma lo potete vedere leggendo le biografie, tra i 25 e i 31 anni. Thoreau aveva 28 anni quando è andato a scrivere Vita nei boschi a Walden, e vi assicuro ha fatto una cosa estremamente interessante in quel momento là. Alle mie spalle avete tre esempi di persone che hanno preso la loro filosofia e l'hanno fatta collassare nella vita. Avete la capanna di Thoreau, la capanna di Ludwig Wittgenstein, che ha costruito nell'ultimo fiordo della Norvegia, si chiamava la piccola Austria, ed era il posto dove Wittgenstein diceva che andava a pensare. Oh, io vi posso assicurare, ho fatto il dottorato con uno dei più grandi esperti di Wittgenstein che esistano, non ha mai parlato di questa cosa, ok? Uno legge il Tractatus, non so se qualcuno di voi ha mai letto il Tractatus di Wittgenstein, e o mi dici che l'ha scritto in guerra, o mi dici che è stato prigioniero, o mi dici che ha rinunciato al denaro, o mi dici che si era costruito una capanna, o mi dici che è morto di cancro, oppure penso che questo era completamente matto, che con sette proposizioni cercava di risolvere tutta la filosofia. Allora, la cosa che va compresa è che lo spazio della filosofia va immediatamente riportato, Dio benedica un festival come questo, ma non solo, va immediatamente riportato nello spazio della vita intima, individuale, cioè la filosofia è un modo attraverso il cui si vive, non un modo o un metodo attraverso cui si pensa. Nei Quaderni neri Heidegger scrive questa cosa molto utile per noi: l'ultimo uomo in furia per l'Europa. Che cosa ci voleva dire? Ci voleva dire quello che sta succedendo adesso, che l'umanità sarebbe arrivata in un momento tale che o decostruiva completamente il suo modo di pensarsi o semplicemente finiva. Ecco, il mio modo di intendere la filosofia è quella di creazione di alternative e di apertura di mondi. E vorrei concludere questa conferenza con questa preghiera. Wittgenstein era un uomo estremamente religioso e spirituale, e a un certo punto in un taccuino appunta questa frase senza né capo né coda. Non si sa a chi si rivolge, forse a Dio, non si sa perché, ma lui a un certo punto dice facci essere umani. Ecco, se ha ancora senso provare a pensarsi come esseri umani, prima dobbiamo distruggere tutto ciò che sappiamo e poi ricostruirlo da capo. Per quello che vale, e ho finito, volevo dedicare la conferenza al fatto che a marzo nasce una creatura che sarà mia figlia e spero potrà avere una vita più aperta di quella che gli abbiamo dato nel momento in cui l'abbiamo chiusa dentro definizioni che rischiano di imprigionarla e non di liberarla. Grazie.